Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su Yokai Watch 3. Siamo a casa Adams negli Stati Uniti e dobbiamo farci un bel sonnellino con i pantaloncini zombificati perché oggi, come avete letto dal titolo, tocca alla notte zombie. Quindi non perdiamo tempo, mettiamoci sti bei pantaloncini a mo' di mutanda e andiamo a dormire. Dormire, un bel sonnellino, ma attenzione, suona la campana e la notte zombie è in agguato per le strade di Arachidia. Pemmete! No, troppo presto. Vabbè, ho rovinato tutto quanto, lasciamo perdere, basta. Ci sono molti zombie che si aggirano, alcuni sono yokai zombificati, altri sono persone molto strane, che avevano uno strano aspetto, tutti uguali tra l'altro. Bene, vediamo un po' cosa bisogna fare, probabilmente perderò un sacco di volte perché devo capire bene come si muovono alcuni yokai. Non ho oggetti di sorta, nello zaino ho, vabbè, livello 1 questo qui però... Come lo equipaggio un pochino più forte? Devo trovarlo, probabilmente. Quindi, dunque, due livelli li ho fatti appunto negli episodi durante la quest principale. Negozio di Polly e l'ufficio postale. Questo qui sarà l'ultimo in municipio a rango S, infatti è anche quello più difficile, giustamente. Quindi cominciamo con Banca delle Ghiande e poi andiamo tutti quanti gli altri. Quindi via col primo. Facciamoci di tutti quanti, quelli più veloci ve li faccio vedere molto facilmente. Allora ragazzi, io non so di preciso come si muovano gli zombie, però dovrei provare a sneakar dietro di loro per colpirli e ammazzarli. Muoiono, per favore. Eccolo là, c'è un altro arrivo. Porca miseria. No, non sono qui. Muori. Morto. Già sto messo male. Devo capire bene come cavolo si muovono, perché sennò, ragazzi, mi fanno secco solamente. Non riesco a completare nulla. Ok, questo forse non ci arriva qui. E invece ci arriva. Il maledetto ci arriva. Senti, se te ne vai... No, non se ne va. Te ne vai ora? Dai, su, ti prego. Eccolo. Ti spiace se mi riposo un po'? Cara, no, puoi riposarti. Mamma mia. Ok. Hopla. E hopla. Fregati. Già. Non ci venire qui. Ok, quello se n'è andato. Lì c'è uno snack proteico. Me lo prendo? Non posso prenderlo, ma perché? Ah, ecco, ora posso prenderlo. No. Aspetta. Con calma, quando si gira, lo prendiamo. Perfetto. Ok, suoniamo la campana. E il primo è andato. Il problema non è questo, sono gli altri. Il problema è che loro hanno detto, o meglio, il super manager ha detto: noi vogliamo solo il negozio, lasciaci il negozio e noi stiamo a posto, ok? Perché allora venite a rompere le scatole anche alle sud? Non so se Notte degli Zombie compare anche dopo che è finito il gioco, perché ho dormito 2-3 volte a casa Adams qui negli USA e non mi è mai apparsa. Quindi penso che forse solo quei pantaloncini. Abbiamo già Necronian come nemico nuovo. Mesa della scuola. Ci vorrà... Sarà un pochino più difficile. Già. Già, sì, lo dice anche lei, già. Quindi... Intanto direi un attimino di vedere come si muovono. Penso che non sarà tanto difficile alla fine. Penso di poterli aggirare se sono molto furbo. Sono furbo io, insomma. Perché deve venire qui? Ok, se n'è andato. Se quello si gira,
Io gli dico grazie. Bene. Devo arrivare alla mensa, però. Col cavolo, me ne scappo io. Da dietro, che muore con un colpo. Muori con un colpo. È morto, vai. Maneggia lui. Potenza martello. Subito. Dov'è la campana? È là. O li attiro e li massacro. Muori. 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 Bene. Protein Plus, che fa? Temporaneo incremento della forza. No, al momento non mi serve. O meglio, mi servirebbe prendere qualcosina per potenziare il martello ancora. Ora che l'ho trovato voglio potenziarlo ancora. Oppure potenziare lo scudo addirittura. Scegliamo ora Scuola di Resud. Ah, non poteva essere prima Scuola di Resud, è più vicina. Voglio dire, man mano che andiamo più lontano, man mano che è più difficile, ci fai andare più lontano. Perché ci fai andare così lontano prima e dopo ci fai andare vicino? Sì, ma due zombie qui alla scuola. Ah, poi devo entrare dalla parte diversa della scuola. Non voglio essere disturbato, scusatemi, eh. Girati, Necroyan. Non si gira. Girati, per favore, Necroyan, che sei lì che ti vedo. Perfetto. Cervelli. Bene. Entriamo, per favore, grazie. Siamo alla biblioteca. Accidenti. Ma che è la scuola d'arte? Oh, 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 oh. Che fa questo qui? Che fa questo qui? Che fa questo qui? Che fa questo qui? Beh, allora. No, me la sono tirata addosso. Me la sono tirata addosso. Vai, ammazza tutti, ammazza tutti. Ammazza tutti, ammazza tutti. Niente, non ce l'ho fatta. Devo aspettare, devo solamente aspettare che... Aspettare. Che stia da solo e farlo secco, girato possibilmente. Perfetto, anche questa è fatta. Me la sono presa con calma, ho sconfitto tutti quanti gli zombie. E boom, eccolo fatto. Dove andiamo? Deposito di rottami. Questa sarà difficile, mi sa. Già. Non tanto arrivarci, ma... Sì, beh, sì, anche arrivarci, ovviamente, ma... Ok, sono arrivato al deposito di rottami. Vediamo un po' dove bisogna arrivare. Ah, qua vicino, va bene, anche tanto lontano. Questo chi è? Ah, uno zombie normale. Appena si gira lo coppiamo allora. Dai, girati. Ehi, ehi. Sulla capoccia. Già.
faccia. Ok, ho visto dove devo arrivare. Quindi diciamo che ci siamo quasi. Bene. Ok, qua c'è uno snack. Questo chi è? Negronian? Sì, allora. Perfetto, anche questa è recuperata. Ho evitato di combattere anche questo Necronian, se potevo. Dico, se posso evitare di combatterne uno, evitiamo. Beh, cavolo. Mi sono ricaricato la vita per nulla. Ho perso uno snack che potevo portarmi in un altro posto. Io veramente vorrei passare direttamente a quella S, però sapete com'è, no? Bisteccheria di Anacardia. Incontriamo Necrocanon, che è ancora più forte di Necronian. Questo mi stai dicendo? Già. Porca zozza, ragazzi, qua più sta più diventa difficile. Beh, come è giusto che sia. Ma è giusto veramente che gli yokai siano più forti man mano che andiamo avanti? E chi l'ha deciso? E dimmi chi l'ha deciso? I programmatori. E che cavolo? Beh, ma mi mettete gli zombie qui così? Cervello! Sì, tua madre, cervello. Chi era quello? Già. Sbaglio o era uno yokai con cui non vorrei avere a che fare? Bene. Ma stai zitto, stai zitto. Allora, potenziamo la difesa. Prendiamoci lo snack. Suoniamo la campana e andiamo tutti quanti a casa per questa sera. Questa è stata molto veloce e facile. C'era sì un Oni, io ho visto l'Oni nell'orco zombie, però va bene, non l'ho affrontato, non mi ha neanche visto credo, o forse si era rimbambito e ha fatto un giro strano, non lo so. Anche l'orologiaio dobbiamo riprenderci? Cavolo, l'ho visto solo ora. Povero Bob, se non se lo sono mangiati gli zombie, ok, se no lo lascio stare. Se potesse evitare questa scena a notte degli zombie ogni singola volta, io sarei molto più propenso a giocarla. Perché perdiamo tempo? E dai, sono 5 secondi almeno, se non di più. Ok, gli snack li ho riposti. Gli orologi di Bob proprio adesso? Ma dai. Ah, che fregatura. Ecco. Non dimenticare che dovrei agire con prudenza, lo so tesoro, ma... prudenza non è nel mio vocabolario. Dunque, ora dovrei scendere e ci sono tanti yokai, accidenti a voi. Chi è questo zombie di grazia, se me lo dite? Conosci la professoressa Portalia? Sì. A morte, Necronian! Tacchete! Ok, è andato Necronian. Quindi questo zombie qui chi è? Vorrei conoscerlo, così da sapere se devo evitarlo o affrontarlo. Evito tutto, evito. Entriamo da Babu. Bene. Bene, non è più allarmato. Dimmi che fai, zombie, ti giri oppure rimani bloccato come tutti quanti gli altri che si sono buggati prima di te? È crepato? Bene. Queste cosa sono? Necrogufo, non senti i tuoi passi? Ah, quindi è meglio se me la tengo per dopo, dici? Ok. Ma c'era Necrogufo in questo livello ora? Certo, se gli zombie potessero evitare di vederti appena entri, sarebbe ancora meglio. Devo riprendermi anche il supermercato? Qui c'è anche Necrogufo, devo andare... Tentazione di tempura, ok. Che mi possano servire gli stivali per non farmi sentire da Necrogufo? Ecco. Boh, proviamoci. Necrogufo è resistente, mannaggia lui. Perfetto, eccoci di qua. Ora dobbiamo andare sopra.
Ovviamente il posto è sempre ben protetto, come un fortino. Porca di quella merma. Melma. Vabbè, sì. Ciao, ciao, ciao. Andate a quel paese. Già. Però io vorrei vedere. Vorrei vedere se ci sono oggetti. Devo equipaggiarlo? Zitto. Mannaggia a te. Chiamate, chiamate, ma tanto non arriva nessuno. Imbecilli. Mannaggia a te. 1, 2, 3 e 4. Mannaggia, oh, mi ha mandato K.O. Mi ha mandato. Fortuna che avevo la bambola di fuga. Ok, ho aumentato lo spazio nella borsa. Che fortuna che avevo la bambola di fuga, ragazzi. Non mi aveva fatto fuori. Mi porto uno snack dietro per la prossima, per stare tranquillo. Chiesa di Anacardia Orientale. Questa pure sarà un pochino più tostina. Ragazzi, sto facendo lo slalom tra i nemici. Entrate, 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 entrate. Già. Porca miseria, quanta roba c'è qui. Porca miseria. Però come faccio? Mi servirebbero gli stivali ora, ma... Non posso metterli però. Ok, ho preso, ho preso, ho preso. Bene. Aumenta il tempo disponibile a... Non che mi servisse alla fine, però intanto li ho fregati suonando la campana. Intanto. Però non ha fatto il suono, forse perché sarà mischiato a quello dei gufi e quindi si è fregato da solo. Sì, sì, era per quello. Eccolo qua, Spettro Market, infatti. Andiamo. Non necessariamente. Non dobbiamo necessariamente scendere. Se quello yokai se ne andasse. Perfetto, chi era? Zitto, devi stare. Esci dall'area del campo, esci, maledizione. Esci, bravo. Bravo, mo fino a un certo punto però. Vediamo un po' che succede qua. Chi è questo yokai? Questo zombie! Uno zombie standard, perfetto. Bene. E questi altri qui? Questo che è uno zombie. Uno zombie zomboso? Fregati! Non dirmi che devo prendere il carrello, ti prego. Come? Come? Ha la super vista? Ma dai! Ma avete la super vista! Ma non è giusto! Ma non posso mettermi ste cavolo di scarpe! Che è Canom che ha la super vista? O è Aquaman e super vista? Waterman! Waterman e super vista! Vi girate per l'amor del cielo? Oh! Sì, vabbè! Ma è un semplice zombie! Necrocano, ma tua madre, per favore, mamma mia. No! Dannazione a lui. Quanto veloce però.
te lo scordi. Te lo scordi, cervelli. Toh. Non so se c'era qualcosa da prendere, ragazzi, qui, ma preferisco filarmela. Proprio a gambe levate. Necroannebio? Oh, cavoli. E che farà Necroannebio? Diventerà invisibile? Mi attaccherà nell'oscurità? Già, grazie, mi dai molto conforto, Franca. Mannaggia a te. E schiatta tu. Necroombulu con un attacco. Qualcosa mi dice che non devo farmi vedere da lui. Io stavolta faccio il furbo e vengo da qua. Che è sicuramente più facile. No? Mi fa entrare prima. Ah no, è proprio dall'altra parte. Che io che abbiamo qui come nemico? E dai, come mi ha visto? Dai, che stava girato. Ho provato due entrate. Proviamo la terza. Non mi ha visto. Meglio così. Meglio così. Stava girato totalmente. Non c'è altro? Cavoli, sì che c'è. Martello più tre. Wow! 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 Da dove spunta fuori? Mi sembrava strano, infatti. Dico, ma ehi! Dico, è impossibile che non c'è nessuno. A Nebbio non si fa vedere. Che paura. Giocopolis. Ah, ok. Ah, ma questa è quella dove c'erano i due Omblu che si davano la manina. Necromblu. Non Omblu. Necromblu. Poi si fanno i bravi, no? Perché stanno in coppia. Dice, ah, facciamo più forti in due. Facciamo fuori tutti. Sì, sì. Provate a farmi fuori quando sono con la squadra. Vediamo se ci riescono. Proviamo ad entrare da qui. Dunque. Ah, sono dall'altra parte proprio. Lì c'è uno che fa la guardia fisso. Non si muove. Ma ti pozza pià. Come mi ha visto? Come mi ha visto? Come? Come? Ok. A questo punto dovrebbe essere fatta. Entriamo. Chi ci troviamo di bello ad aspettarci? Fuggito col malloppo. Non so cosa ho preso, però sono fuggito col malloppo. Yummy sushi. Yummy yummy. Fruit salad. Yummy yummy. Ma è da tutt'altra parte? Dove sto andando? Perché sono uscito? Cioè, non c'entra niente con il posto. Perché mi ha fatto venire da qua su? Chi è quei brutti signori lì? Chi sono? Devo timare il mio tempo con loro. Ora. Eccolo! Già. Bene. Sconfitto. Si vede che non mi ha preso proprio bene.
Mi ha fatto un lievissimo danno, forse perché stavo più lontano. Può essere che mi fa meno danno se sto più lontano? Magari. Se è così, possiamo farcela. Ah, il super più... Ho capito. Sarà qua vicino? Mica mi ricordo di preciso dove è il posto più vicino. Proprio no, proprio totalmente sbagliato. Botta la testa e via. Io mi chiedo se ci siano altri oggetti qui vicino, perché vorrei riuscire a potenziare il martello. Sono sicuro che da qualche parte ci sono gli oggetti più forti. Entriamo un po'. Dunque, devo andare qui dietro. Quello potrebbe anche vedermi, o sta sempre lì e non si gira mai? No, quello si flippa lì e non si gira mai. Necrocanum, ma a parte Necrocanum non c'è problema. Ben fatto. Evita gli attacchi critici, ok? Quindi quando è che quel Canum si gira? Fa così. Si gira e va lì. Poi si gira, scende e fa il giro. E ora anche quello si muove? Perché vi muovete ora? Spiegatemi. Vabbè, non c'ho voglia. Via, andiamocene via. Pizza amore. C'è Necromblu. Ma c'è Necromblu, ecco. E ce la faccio? Siete sicuri che ce la possa fare contro Necromblu? Voglio dire, forse non mi manda KO con un attacco. E dico forse. Qua ci siamo. Sì, mi sembra che sia qui, no? E non c'è nessuno di guardia, perché c'è dentro. Questa era l'ultima del rango B. Necromblu si vede che non ha una buona vista. 3 di rango A e 1 di rango S. Necronian, Necromblu e Necronnebio. Ok, ce l'ho fatta, bene. Questo non me l'ha segnato. Ah, perché l'ho levato il coso che localizza Necronnebio? Ah, all'ufficio, non in mercato. Ah, ma guardalo. Pensavo di averlo lasciato e invece no. Che fai, Necromblu? Già. Te ne vai lì? Bene, vado qui allora. Cosa? Non l'avevo visto. No! Vieni qui e suoni la campana. Ok, se me la fa suonare, grazie. Barca e buon viaggio. Necromblu, Necrogufo e Zonkross. Allora, mi porto gli stivali per non farmi sentire da Necrogufo. Ok. Negozio di barche. Quello come funziona? Si gira? Che giro fa? Fammi capire che giro fa quello. Sta lì, si guarda intorno, viene qui vicino, quindi io dovrei aspettare il momento giusto che lui mi becca lì davanti? Col cacchio, signore mio. Col cavolo, signorino, che mi becchi lì. Ne abbiamo uno sopra e uno sotto, cioè due sotto.
Però il necrogufo qui sopra. È finito? Sì, ha finito. Ok, non mi viene ad attaccare però. Ok, è morto, c'è crepato. Chi è quello? Voglio capire che giro fa, perché ho visto che c'è lo zaino. Ho visto che c'è lo zaino e voglio prenderlo. Sta sempre in movimento? Ah, bene. Ok. Già. Perfetto. Me ne vado. Ok, fatta anche questa. Yuhu! E anche potenziamento per lo zaino preso. Potevo metterlo ora, sì, però vabbè. E un'altra di rango A è andata. Manca solo un rango A e il rango S, che è la più difficile. Bisognerà sconfiggere il nemico per poter andare avanti. Due nemici, mi sembra, di rango S. Cioè, due super zombie, una cosa del genere, ho visto che c'è. I nemici fuori dal municipio, perché poi il municipio è l'ultimo, ho visto. I nemici fuori dal municipio dovrei essere in grado di combatterli senza problemi. Credo. Cioè, basta che ci passo in mezzo e via. Dato che c'è Necrocanon, ho preso quello che non mi fa scoprire dall'odore. Lama furente come ricompensa, c'è Necromblu e Zonkoross. E Necrocanon. Necrocanon mi ha tolto quello per l'odore, quindi dovrebbe vederci di meno. E non sentire il mio odore, quindi è una cosa molto utile. Shite. Ok. È entrato? No, allora devo capire un attimo come si muovono. Già. Questo qui sotto si va mai via? Ora se n'è andato. Ben fatto. Grazie. Con tutta la calma. Ho visto che c'era un coso per gli snack, ma... Ciao. E ora manca solo il rango S, che mi sa che sarà quello più difficile. E invece... volevi! Ebbene, eccoci, l'ultima notte zombie. Oh yes. In realtà ci sarebbe anche la notte infinita, dove devi rifare tutti quanti i livelli, però comunque sia senza strumenti, riparti da zero praticamente, e se perdi anche una sola volta, tu perdi tutto, magari li conquisti tutti, al primo tentativo arrivi alla fine che perdi e perdi tutto. Quindi questa è la notte di rango S, la finiamo così, credo che non ci serva a niente veramente alla fine, eh. Abbiamo il martello... e lo zaino potenziato, lo zaino e martello e difesa potenziate. Municipio è l'ultimo che ci serve da conquistare prima di terminare la notte zombie normale. Per terminare la notte zombie al 100% bisogna appunto fare la notte zombie infinita, ma non c'ho voglia, ragazzi, dai, è troppo difficile. Roba che perdo una sola volta, mi tocca rifarlo tutto quanto da capo. Sarebbe davvero davvero difficile. Scusatemi, Non so che giro stesse facendo Koross lì, perché mi ha visto e poi è scappato. Come? Io entro. C'è una campana al secondo piano dell'edificio. Se la suoniamo, la notte degli zombie dovrebbe volgere al termine. Fai attenzione lì dentro. Ecco, qui ora c'è un guardiano molto grande. Ma c'è un modo per sconfiggerlo, se fa come deve fare. Quello zombie sembra fortissimo. È la guardia della campana del municipio.
Il suo nome è Guardiano Vuoto. Con lui a sorvegliare il municipio è una fortezza inespugnabile. Ecco. Vedi cosa tiene nella mano sinistra? È una chiave. Dobbiamo sottrargliela per accedere al primo piano. Ok. Già. Mi raccomando, dovrai attaccarlo senza farti vedere. Dopo averlo colpito, dileguati e continua a sferrare attacchi furtivi. Ci provo. No, non qui, non qui. Ok. Ok, vediamo un po' che giro fa. No, se viene di qua no. No, 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 no. Vediamo un po' che giro fa. Bravo, vai là, bravo. Vediamo un po' dove va. No. Ah, ok. È andata bene. È andata bene. Sì. Sì, è andata molto bene. No, no, non così. Continua a venire qui o va? Ecco, va di là. Perfetto. Peccato che dopo un colpo rimanga fermo e non puoi colpirlo. Cavoli. Questa non è facile. Se avessi l'arma più 4 potrei farlo molto più facilmente. E dai, ma vieni proprio così devi fare? Voglio attaccarlo quando passa di là. Non quando va in senso anti-orario, quando va in senso orario, che è, secondo me è la cosa migliore. Perché poi ti puoi nascondere all'angolo e non ti becca. In teoria, se continua ad andare in senso orario. Però siccome mi sono rotto di aspettare... Se si ferma lì, lo frego. Oh! Wow! Proprio all'ultimo! Mamma mia! Oh! Oh! Santi maccheroni con la salsa. No. Sì. Cervelli. Facciamo un mens. Ah, di nuovo lui. Maledizione, rieccolo. 4 colpi, ci vogliono 5? Ecco. La campana dell'alba si trova a secondo piano. Ci siamo quasi, ce la puoi fare. Non mi ha visto. Il fatto che la porta non sia un oggetto tangibile è un malissimo. È un male, male, male incredibile. Non mi dire che mo se ne sta sempre lì sopra rannicchiato ad aspettare, eh. Perché sennò davvero ci vengo a prenderti, ma ci vengo davvero. Dai, aspettiamo. Ci vogliono 5 colpi allora. Perfetto, è fatta. Mm.
Bene. Andiamo. Perfetto, ragazzi, è fatta. Anche in tempo, direi. Anche in tempo, eh. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. È finita. Sono soddisfatto di me. E al primo tentativo. Dileguatevi ora, creature maligne. Ecco, tornate ben sotto le tombe, va. La campana che purifica tutta Arachidia. Il nostro eroe guarda sorgere il sorgere del sole speranzoso che un futuro radiante illuminerà tutta la sua vita. E poi, fra 30 anni, ti ritroverai dal punto di partenza perché hanno fatto un reboot della tua serie. E meno male. No, meno male no, perché Miss Shadowside era interessante almeno. Ce l'abbiamo fatta, ragazzino. È finita. D'ora in poi non ci sarà più nessuna notte degli zombie? Come ho detto prima, se ci rimettiamo ancora una volta i pantaloncini, ci sarà la Endless Night, la notte infinita, dove devi conquistare tutte quante le... i punti, gli stessi punti che abbiamo conquistato in questo video, tutti senza mai perdere altrimenti quelli che hai conquistato, altrimenti quelli che hai conquistato, nel caso dovessi perdere, li riperdi tutti. E parti da zero, senza strumenti, e tutti gli strumenti che raccogli, nel caso perdi, riperdi tutto. In poche parole devi essere perfetto. Quindi non c'è più nessuna notte degli zombie, esattamente. Le nostre strade si dividono qui, Andrea. No? Senza la notte degli zombie non ci sarà più modo di incontrarsi. Non può essere, ci saranno altre occasioni. Che c'è, ti mancherò? Vedi di non indossare pantaloncini zombificati solo per rivedermi. Ma per chi mi hai preso? Certo. Li metto sotto i pantaloni. Oh, no, non lo farò. O forse dovrei provarci. No, non ci provo, perché so quello che accadrà. Non starei mica pensando che forse dovresti provarci. No, davvero. Sarà meglio che tu dica sul serio. Non pensarci nemmeno. Okay. D'accordo, ho capito. Lo spero. Già. Prometti. Giura che non li indosserai. Mai. Quante volte devo ripetertelo? Non li indosserò, promesso. Bene. Bene. Ormai manca poco al tuo risveglio. Già. Addio, ragazzino. Sì. Arrivederci, dottoressa Stein. Ho detto arrivederci, non addio. Fregata! Ah! No, sinceramente no. Brutta notizia che è l'oggetto per l'evoluzione di uno yokai. Non mi ricordo di preciso quale, ma dovrebbe essere... quello che è sempre arrabbiato, dai. Che dovrebbe diventare abbastanza fortino, ho letto, con l'evoluzione. Ho visto gente che lo usava, su Puni Puni addirittura, però... Boh, non lo so. Vediamoci. L'ultima alzataccia dopo una notte zombie. Quasi 2 ore di registrazione, eh? Chissà quante verranno con i tagli. Ah, sono a casa. Ehi, Andrea, ti sei svegliato col sorriso in faccia? Magari hai fatto un bel sogno? Sì, più o meno. La dottoressa Stein era simpatica. Peccato non poterla più rivedere. Dottoressa Stein? Chi sarebbe? Hai trovato una fidanzatina? Sono i tuoi sogni? No, certo che no! Però, chissà, davvero non ci incontreremo di nuovo? Poi, sembra davvero che sia molto interessato alla dottoressa Nate, eh? Il team di incantelli agli incaidibili. Ma che c'entra con gli incaidibili? Bene, Cuge. Questo era il penultimo episodio di Yokai Watch. Venerdì la serie giungerà al termine. Al 100%. A fine video della Torre dell'Illuminazen, se siete arrivati fin qui, lo saprete. Se non siete arrivati fin qui, attaccate. Dirò una cosa particolare. Ora, se vedo che la gente è arrivata fino alla fine del video e mi chiede di fare una certa cosa, io la faccio,
Però la dirà solo alla fine di quel video. Quindi, se arrivate a fine video lo sapete, se non ci arrivate, non la faccio. Bene Cuggi, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.